La notizia scoppia come una bomba il 18 novembre del 2010 e fa il giro del mondo. Il Tribunale di Stoccolma ha spiccato un mandato di arresto internazionale nei confronti di Julian Assange. L'accusa è terribile, avrebbe stuprato due donne durante una sua visita in Svezia nell'agosto del 2010. Sono accuse estremamente infamanti che ti tolgono qualsiasi empatia dell'opinione pubblica. Da essere l'eroe dell'informazione. Assolutamente. Non a caso il Guardian titolò From Hero to Zero, da eroe a zero. Inseguito dal mandato di cattura internazionale, l'8 dicembre del 2010 Julian Assange si consegna a Scotland Yard a Londra e viene arrestato. Trascorre 10 giorni in prigione e poi viene liberato con una cauzione di 200.000 sterline offerta dai suoi sostenitori, tra cui i registi Ken Loach e Michael Moore. È bello respirare di nuovo l'aria fresca di Londra. Finisce agli arresti domiciliari in questa tenuta nel Suffolk, ospite del giornalista Vaughan Smith, in attesa che si concluda l'iter giudiziario. Julian Assange è solo indagato, ma la magistratura svedese lo vuole interrogare a Stoccolma e ne chiede l'estradizione. Ma di cosa è accusato Julian Assange? Lui ha due relazioni sessuali con due, una un attivista e l'altra pure una simpatizzante. Una simpatizzante. Nessuno di loro parla di un rapporto non consensuale. Secondo l'accusa, Julian Assange avrebbe avuto un rapporto sessuale con questa ragazza, non avrebbe usato il preservativo. Questo, per la legge svedese, è stupro, seppure la fattispecie meno grave, che si chiama minor rape. E anche l'altra ragazza che aveva avuto una relazione sessuale con lui sosteneva che lui si era tolto il preservativo. Che l'aveva volutamente rotto. Lei dice che durante il rapporto lui aveva fatto qualcosa, lei aveva sentito un rumore. Lei non dice io l'ho visto rotto, addirittura va alla polizia. La polizia gli chiede ma tu l'hai visto che è rotto, io non ho controllato. In questa bellissima villa che si affaccia sul lago di Ginevra ha sede l'Accademia Internazionale che si occupa dei diritti umani. Qui incontriamo Nils Melzer, che è il relatore speciale delle Nazioni Unite sulla tortura. Di mestiere va in giro per il mondo per salvare i tanti torturati gettati nelle prigioni delle dittature o vittime delle guerre. Mi racconta che all'inizio, quando l'avevano chiamato in causa, lui non voleva proprio occuparsi del caso di Julian Assange. Mi ricordo ancora, stavo nel mio ufficio a scrivere e arriva questo messaggio sul computer. Tin, che dice appunto, Julian Assange ha chiesto la tua protezione. E ho subito pensato, no, questo è un hacker, uno stupratore, una spia, un traditore. Inconsciamente pensavo, se questa richiesta di aiuto viene da lui, non sarà vero. In effetti quello che ha pensato lei lo pensavano un po' tutti, perché la reputazione di Assange presso l'opinione pubblica era caduta molto in basso. Infatti, ed ecco perché racconto questa storia e voglio dire a tutti quelli che hanno pensato che Assange fosse un hacker, uno stupratore, un traditore e una spia, non dovete vergognarvi di questo, perché è normale che l'abbiate pensato, perché questo è stato raccontato di lui per 10 anni e tutti quanti abbiamo avuto questa immagine di lui. Persino lei. Anch'io, che per mestiere indago su casi come questo. Melzer quindi comincia con l'indagare sull'accusa di stupro rivolta dalla magistratura svedese nei confronti di Assange. Si legge le 6.000 pagine dell'istruttoria svedese e quello che scopre conferma la ricostruzione di Stefania Maurizi. Le due donne che si erano rivolte alla polizia, non lo avevano accusato di stupro. Avevano dichiarato entrambe di aver avuto una relazione sessuale consensuale. Lamentavano però che Assange non avesse usato in alcuni casi il preservativo. Questo è tutto quello che volevano. E come faccio a saperlo? Beh, i messaggi che le donne si scambiano non parlano mai di stupro. Si parla sempre solo di HIV. Sono alla polizia, scrive a un amico una delle due ragazze il pomeriggio del 20 agosto 2010. Vogliamo fare pressione per fargli fare un test HIV. Quando poi la polizia informa una delle due donne, che hanno chiesto l'arresto di Assange per stupro, lei rimane scioccata. Manda immediatamente un messaggio all'altra donna, in cui scrive «Sono scioccata che l'abbiano arrestato per stupro. Io volevo solo un test dell'HIV». Per noi non ci sono le basi legali per l'estradizione del signor Assange in Svezia.
Nella corte inglese intanto comincia la battaglia degli avvocati di Assange che si oppongono all'estradizione e chiedono che il fondatore di Wikileaks possa essere interrogato a Londra. Del resto Assange non si era mai sottratto veramente alla giustizia svedese. Julian Assange era rimasto altre 4 settimane in Svezia. Il suo avvocato aveva chiesto al procuratore: lo potete interrogare? Lui aveva risposto: non ora. Poi l'avvocato aveva scritto di nuovo: Assange deve lasciare la Svezia, lo può fare? E il procuratore: sì, non c'è nessun ostacolo a che lasci il paese. Ma l'avvocato aveva insistito: sì, ma prima Assange vorrebbe essere interrogato. E la risposta era stata: non ora, perché il poliziotto che lo deve interrogare è malato. Avrebbero potuto interrogarlo a Londra. Esatto, via telefono, via videoconferenza, all'ambasciata di Svezia o all'ambasciata inglese, a Scotland Yard. Sono tutte soluzioni che per la legge svedese sono perfettamente legittime. Loro dicono di no. Loro dicono di no. Devi venire qui, dicono. Devi venire qui. Ma perché gli avvocati di Assange erano così preoccupati che Julian finisse in Svezia? Meglio avere a che fare con un paese forte nelle richieste con gli Stati Uniti piuttosto che con un paese più debole come la Svezia. Ah, perché c'erano stati dei precedenti in cui la Svezia aveva estradato persone negli Stati Uniti facilmente? Non solo estradate, era stata disposta a prendere 2 sospetti di terrorismo, consegnarli al team della CIA. Se per esempio si legge la testimonianza del suo avvocato, il grande avvocato Michael Ratner, quando lui vola a Londra da Julian Assange, gli dice: tu stai qui, non vai in Svezia, perché se tu vai lì la Svezia cede, ti cede velocemente agli Stati Uniti. La battaglia di Assange e dei suoi avvocati per evitare l'estradizione in Svezia dura quasi 2 anni e finisce con una sconfitta. La richiesta di estradizione per il signor Assange è legittima e quindi l'appello contro l'estradizione in Svezia viene respinto. Assange risponde con una mossa che spiazza tutti. Sfugge agli arresti domiciliari e il 19 giugno del 2012, travestito da motociclista, si rifugia nell'ambasciata dell'Ecuador a Londra, dove rimarrà recluso per lunghi 6 anni e 10 mesi. Ma se la magistratura svedese non avesse tenuto il caso incredibilmente aperto, tutto questo non sarebbe successo. L'inchiesta è rimasta paralizzata alla fase preliminare, senza decidersi a incriminarlo, quindi rinviarlo a giudizio e mandarlo a processo e decidere se era colpevole o non era colpevole. Per 7 anni l'hanno tenuta così. Com'è stato possibile che per 7 anni la procura svedese abbia lasciato il caso Assange aperto? La risposta l'ha trovata Stefania Maurizi con un importante lavoro d'inchiesta. È riuscita ad ottenere dalle autorità svedesi questo carteggio tra la procura di Stoccolma e l'ufficio inglese della corte che si occupava del processo di estradizione. E ha scoperto che tenere Assange sotto accusa per 7 anni è stata una strategia, una scelta consapevole. Si scopre che sono stati gli inglesi a dire agli svedesi: non venite qui a interrogarlo. E quindi hanno fatto fuori l'unica soluzione che avrebbe potuto portare a una chiusura rapida del caso. Lui sarebbe uscito dall'ambasciata, non aveva più bisogno di nascondersi. Non sarebbe neanche entrato nell'ambasciata se ci fossero andati subito. Ed ecco le preziose mail scovate dalla Maurizi. Non sarebbe prudente per le autorità svedesi cercare di interrogarlo nel Regno Unito. Poi c'è questa seconda mail, ancora più esplicita, scritta dal funzionario inglese che segue il caso Assange. Sono passati 4 anni. In Svezia cominciano ad avere dubbi su un procedimento rimasto aperto e il procuratore di Stoccolma, Marianne Ni, comunica all'ufficio inglese che avrebbero intenzione di chiudere il caso. La risposta del funzionario inglese è lapidaria. Non vi azzardate a fare una cosa del genere. La storia delle ragazze era una trappola? Io non credo che sia un complotto. Io credo che il caso sia stato strumentalizzato. Quando gli Stati Uniti e l'Inghilterra hanno visto il caso, si sono fregati le mani, perché era qualcosa di formidabile da utilizzare per tenerlo intrappolato in un luogo e tenerlo sotto la continua minaccia legale. Assange quindi rimane bloccato dentro l'ambasciata dell'Ecuador e non può mettere il naso fuori, verrebbe immediatamente arrestato ed estradato in Svezia. Del resto l'edificio dove si trova il fondatore di Wikileaks è circondato giorno e notte da decine di poliziotti inglesi pronti a intervenire. Julian Assange quindi è in gabbia e la gabbia è piccola.
una stanzetta, un bagno e un cucinino. 40 metri quadri in tutto, dove rimane rinchiuso per lunghi 6 anni e 10 mesi. Non avevamo un patio e neanche un giardino. Quindi Assange è rimasto chiuso lì dentro per tutto il tempo, per quasi 7 anni, senza la luce del sole, senza poter fare movimenti o esercizi. Alla fine aveva anche problemi a distinguere i colori, perché per tanti anni era stato sottoposto alla luce artificiale. Fidel Narváez è l'ex console dell'Ecuador a Londra, che ha vissuto a fianco di Julian Assange per molti anni, fino a diventarne intimo amico. Ma almeno nei primi 5 anni Assange era stato sotto la protezione dell'Ecuador e del presidente Rafael Correa. Eccolo Rafael Correa, l'unico politico al mondo che ha avuto il coraggio di dare protezione ad Assange mettendosi contro gli Stati Uniti. Del resto con gli americani si era già messo in rotta di collisione quando gli aveva chiuso una base militare. Le immagini dei soldati statunitensi affranti che salivano su un aereo per lasciare il nostro paese sono passate alla storia. Hugo Chavez mi disse: gli americani non ti perdoneranno mai per quelle immagini. Aveva ragione lui. E ancora, aveva rinegoziato i contratti con le multinazionali americane del petrolio. Per anni le multinazionali hanno rapinato le ricchezze dell'Ecuador. Abbiamo così avuto altri soldi da mettere nel motore dell'economia e questo ha generato molta crescita. L'economia in Ecuador è cresciuta più della media dell'America Latina. Rafael Correa è stato il presidente socialista dell'Ecuador per 10 anni, dal 2007 al 2017. Ed era diventato il campione della battaglia in Sud America contro le ricette liberiste del Fondo Monetario Internazionale. Perché le condizioni e le ricette dell'FMI erano inaccettabili. La riduzione dei salari, la flessibilità del lavoro, le privatizzazioni. È la ricetta neoliberista di sempre, che non ha funzionato in Ecuador, non ha funzionato in Grecia, non ha funzionato da nessuna parte. Ma nonostante l'Ecuador di Correa fosse diventato un caso scuola, è il paese del Sud America che cresceva di più, dove diminuiva la disuguaglianza e milioni di persone uscivano dalla condizione di povertà, gli Stati Uniti tramavano per farlo cadere. Lo si scopre quando Assange pubblica nel 2010 i dispacci diplomatici che dall'ambasciata di Quito venivano inviati al Dipartimento di Stato. L'ambasciata degli Stati Uniti in Ecuador cercava di destabilizzare il mio governo, fomentava le proteste che venivano finanziate dal National Endorsement for Democracy, il braccio finanziario della CIA, che dava soldi alle ONG che facevano opposizione al mio governo. A fine 2010 l'episodio più drammatico. Scoppia una rivolta armata di alcuni corpi di polizia e il presidente Rafael Correa viene aggredito e poi sequestrato per parecchie ore dentro un ospedale di Quito. Solo l'intervento di soldati fedeli alla Costituzione fa fallire il golpe. C'era dietro la CIA? Non ho le prove, ma è probabile, sì, perché questa è la nuova strategia. Si chiamano colpi di Stato bianchi. Approfittare di una rivolta, di un'insubordinazione per far cadere il governo. In questo video si vede Assange che dall'ambasciata dell'Ecuador è in collegamento con l'allora presidente Rafael Correa. Ad un certo punto Assange dice una frase incredibile. Attento a non farti ammazzare. Presidente, considerando tutto quello che le è successo, forse non era così esagerata la preoccupazione di Assange, non crede? Non mi piace fare la vittima, ma non credo che la preoccupazione di Assange fosse esagerata. Il mio vicepresidente è in una prigione comune. Ogni settimana ci sono rivolte, ci sono uccisioni. E se io fossi stato incarcerato, non sono sicuro che ne sarei uscito vivo. Oggi Rafael Correa si trova in asilo politico in Belgio. È stato condannato a Quito a 8 anni con sentenza definitiva per corruzione. Per Rafael Correa un processo politico, senza prove, volto solo a impedire che si candidasse di nuovo. Non hanno trovato le tangenti, nessuna comunicazione scritta, neanche una mail. E quindi non ci crederete, mi hanno condannato perché avrei istigato la corruzione tramite la mia influenza psicologica. E questa è la migliore prova che non hanno prove. Non ci sono tracce documentali di passaggio di denaro, non ci sono tracce documentali di proposte di accettazione di corruzione. In realtà nasconde un accanimento politico. Correa era diventato il leader di tutta la sinistra latinoamericana. Bisognava impedire Correa di ricandidarsi e poi c'è il caso Assange. Antonio Ingroia ha fatto parte del pool di avvocati internazionali che hanno seguito i processi contro Correa. Per lui non c'è alcun dubbio, l'ex presidente dell'Ecuador ha pagato un prezzo altissimo per aver dato protezione ad Assange. L'asilo dato ad Assange è la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso, ma Correa agli occhi degli USA si era già macchiato
di tante colpe, quindi bisognava eliminarlo. Fatto fuori Correa e con l'arrivo del nuovo presidente Lenin Moreno, cambia tutto anche per Julian Assange. La vita dentro l'ambasciata dell'Ecuador diventa per il giornalista australiano un inferno. Da una situazione di protezione si passa ad una situazione di persecuzione. Perché? Che succede? Il nuovo presidente dell'Ecuador, Lenin Moreno, isola completamente Julian Assange. Non può più avere accesso a internet, niente telefonate, non può più ricevere visite, ad eccezione degli avvocati, per 7 mesi. Dopo le proteste di Julian, il governo toglie l'isolamento, ma impone un protocollo draconiano, minacciando che qualsiasi violazione del protocollo avrebbe provocato la sospensione dell'asilo. Lenin Moreno voleva rendere a Julian la vita impossibile nell'ambasciata, per costringerlo a mollare e a consegnarsi agli inglesi. Sì, ad un certo punto non permettevano a nessuno di entrare e uscire dall'ambasciata. Hanno attuato una specie di guerra psicologica contro di lui, per cercare di farlo impazzire. Stella Morris è la compagna di Julian Assange. L'ha conosciuto perché faceva parte del team di avvocati. Si sono innamorati quando Julian si trovava recluso nell'ambasciata dell'Ecuador. Hanno tenuto nascosta la loro relazione e anche i due figli che ne sono nati. Una storia d'amore intensa, ma molto drammatica. Molto drammatica, sì, perché la situazione nell'ambasciata era diventata pesante. Sembrava che la nostra storia potesse essere usata contro Julian e potesse provocare una catastrofe. Julian che finisce in prigione e deve affrontare il processo di estradizione negli Stati Uniti. Avete avuto 2 figli e lei li ha dovuti crescere da sola, senza il padre. Non si prende una decisione come questa alla leggera. Ti rendi la vita davvero impossibile, cercando di nascondere la relazione, nascondere la gravidanza, nascondere l'amore. È davvero un peso enorme e l'ho sopportato solo per paura che potesse nuocere a Julian, alla sua sicurezza, per difenderci da queste forze oscure che sentivamo all'interno dell'ambasciata. Quanto potenti sono state queste forze oscure l'abbiamo capito quando la magistratura spagnola ha aperto un'indagine su David Morales, cittadino spagnolo, ex militare e proprietario della UCI Global, la società a cui il governo dell'Ecuador aveva affidato la sicurezza dell'ambasciata a Londra, proprio quando dentro c'era Assange. Tutto è partito dallo scoop di uno dei principali quotidiani spagnoli, El País. Lo scoop l'ha fatto lui, José María Herrullo, il caporedattore della squadra investigativa. Una fonte anonima mi ha contattato e mi ha detto: io so cosa è accaduto nell'ambasciata dell'Ecuador a Londra, e cioè che la UCI Global di David Morales ha spiato per diversi anni Julian Assange e quelli che gli facevano visita. E questa fonte ci ha dato i report interni, le email, le chat dei lavoratori della UCI Global con David Morales, gli ordini che avevano ricevuto e soprattutto ci ha fornito tutto il materiale video di questo spionaggio. Ed ecco i video pubblicati dal País dello spionaggio H24 fatto dalla UCI Global dentro l'ambasciata dell'Ecuador a Londra. Uno spionaggio illegale che non ha risparmiato nessuno. Ogni singolo giornalista, politico, attivista, artista che ha fatto visita ad Assange è stato filmato e ne sono state registrate le conversazioni. Lei è Pamela Anderson, amica e sostenitrice di Assange. Lui invece è Glenn Greenwald, il famoso giornalista a cui Edward Snowden ha rivelato i segreti della NSA. È stata spiata anche Francesca Bria, economista e accademica e oggi consigliere d'amministrazione della RAI, che era andata a trovare Assange insieme al marito. C'è la rapper inglese M.I.A. che pranza con Assange. Ma vengono spiate anche le riunioni riservate dell'ambasciatore dell'Ecuador con il suo staff diplomatico. Sono stati violati persino gli incontri più delicati, quelli di Assange con i suoi avvocati in cui si decideva la strategia legale. Questo è il suo avvocato inglese, Geoffrey Robertson. Lui invece è Hitor Martinez, il legale spagnolo di Assange insieme a Stella Morris. Persino le visite mediche di Julian Assange venivano registrate. E per ogni incontro venivano annotati tutti i minimi dettagli. L'orario, lo stato d'animo di Julian Assange. Sembra nervoso, scrivono in questo report. E tutti i dispositivi elettronici dei visitatori dovevano essere consegnati all'entrata.
I cellulari venivano poi smontati e fotografato l'email, il codice identificativo che consente di intercettare un telefono. Anche la giornalista Stefania Maurizi è stata spiata e i suoi dispositivi elettronici violati. Questo hanno fatto il mio telefono. Hanno avuto accesso a tutti i device che avevo con me. Hanno fatto queste fotografie. Qui ecco, si vede loro che aprono. Ma dove finiva tutto questo materiale? Secondo il legale spagnolo Aitor Martinez, che ha raccolto le dichiarazioni di alcuni ex dipendenti della UCI Global, i video, i report e i dati dei cellulari finivano in mano ai servizi di sicurezza americani. Tutto comincia quando David Morales torna da Las Vegas. Quando David Morales torna da Las Vegas, riunisce tutti i suoi dipendenti e dice: d'ora in poi passeremo al lato oscuro. E poi aggiunge: d'ora in poi giocheremo in prima divisione. E i dipendenti gli chiedono: cosa significa? Significa che lavoreremo per l'intelligence degli Stati Uniti. Le email che abbiamo pubblicato in esclusiva confermano che dietro c'era la CIA o l'FBI. E sono le frasi che David Morales scrive alla sua gente che lo dimostrano. E cosa scriveva? Gli americani mi stanno chiedendo, preparate un rapporto per gli americani mi faranno avere grandi contratti in futuro. Tutte le informazioni, i video, gli audio e i report raccolti nell'ambasciata a Londra venivano inviati su un server centrale situato a Jerez de la Frontera, città del sud della Spagna dove la UCI Global aveva il suo quartier generale. David Morales, con questa mail, chiede ai suoi informatici che il server venga dotato di 3 entrate. Una per gli ecuadoriani del Sinaín, che è il servizio segreto ecuadoriano che li ha contrattualizzati, i quali pensano di essere i soli ad avere accesso. Un altro per noi e un altro per il nostro cliente X. Gli informatici gli chiedono chi è il cliente X. Lui risponde: il cliente Stelle e Strisce, che sono i simboli della bandiera degli Stati Uniti. Noi, dalle nostre fonti vicine alla UCI Global, abbiamo visto che dagli Stati Uniti c'erano IP che si collegavano al server centrale di UCI Global per scaricare tutte le informazioni su Assange. Queste immagini rubate dalla UCI Global testimoniano un passaggio cruciale. È il 21 dicembre del 2017 ed Assange vive chiuso nell'ambasciata ormai da 5 anni. La riunione che vedete è top secret. Al tavolo ci sono Assange, Stella Morris, Fidel Narváez, il console. Ospite d'onore è Romy Vallejo, il capo dei servizi segreti dell'Ecuador che è volato fino a Londra perché si è deciso di conferire ad Assange lo status di diplomatico che gli consentirebbe di uscire dall'ambasciata e attraversare Londra senza essere arrestato, cioè la fine di un incubo. L'idea era che Julian Assange avrebbe lasciato l'ambasciata il 25 dicembre 2017 con un passaporto diplomatico verso un terzo stato. Si trattava semplicemente di definire gli ultimi dettagli, in particolare come sarebbe uscito dall'ambasciata, dove sarebbe stata collocata l'auto diplomatica. Quel 21 dicembre David Morales scrive ai suoi dipendenti: dovete controllare tutto quello che succede in quella riunione con Romy Vallejo. Con una seconda mail, a riunione finita, ordina che gli venga subito spedita la registrazione della riunione. E quando viene emesso dagli Stati Uniti il mandato d'arresto internazionale contro Assange? Il 22 dicembre 2017, la mattina seguente. Una coincidenza? Per me le coincidenze non esistono. Gli Stati Uniti hanno emesso questo mandato d'arresto internazionale per impedire che scappasse dall'ambasciata ecuadoriana a Londra. Venuti a conoscenza dell'idea di dare un salvacondotto diplomatico ad Assange, gli americani fanno pressioni sul nuovo governo dell'Ecuador di Lenin Moreno. Lo avrebbe rivelato l'avvocato Aitor Martinez l'allora ministra degli esteri Maria Fernanda Espinosa. Ci ha confessato che l'ambasciatore degli Stati Uniti era andato da lei e le aveva detto: so che c'è un'operazione per consentire al signor Assange di lasciare l'ambasciata con un passaporto diplomatico, ma noi questo non lo permetteremo mai. Se è vero che queste informazioni sono finite dritte dritte alla CIA, era come se la CIA fosse dentro l'ambasciata. Assolutamente. I 3 testimoni protetti dicono questo. Dicono anche che a un certo punto gli Stati Uniti erano così esasperati dal fatto che lui non riuscissero a farlo cacciare dall'ambasciata
che avevano pensato di avvelenarlo oppure di lasciare aperta la porta la notte in modo che lo rapissero. Un ultimo tentativo per salvare Assange lo fa Nils Melzer, il relatore delle Nazioni Unite contro la tortura. Il 5 aprile del 2019 chiedo ufficialmente all'Ecuador di non espellerlo e alla Gran Bretagna di non arrestarlo, perché avevo intenzione di condurre un'indagine su un mandato delle Nazioni Unite, che sarebbe durata un paio di settimane. La richiesta delle Nazioni Unite viene incredibilmente respinta dalla Gran Bretagna il 10 aprile del 2019. A quel punto tutto precipita. 24 ore dopo il presidente Lenin Moreno toglie l'asilo politico ad Assange. L'asilo del signor Assange è insostenibile e da oggi è revocato. E consente alla polizia inglese di entrare fin dentro l'ambasciata per arrestare Assange. Per l'amico Fidel Narváez, che ha protetto Assange nell'ambasciata per tanti anni, un colpo al cuore. Rabbia, impotenza, vergogna. Tanta vergogna per il mio paese che si è sottomesso al governo americano. 10 minuti di udienza lampo ed Assange viene rinchiuso nel carcere di massima sicurezza di Belmarsh. Ed è ancora lì dentro a quasi 3 anni dal suo arresto. Gli inglesi dicono: non lo possiamo far uscire prima che si chiuda il processo di estradizione intentato dagli Stati Uniti. È già scappato una volta, quando si è rifugiato nell'ambasciata dell'Ecuador. Per tutte le organizzazioni internazionali che si sono occupate del caso, e anche per l'ONU, si tratta di una detenzione arbitraria, extra legem e inutilmente crudele. Ma questo è proprio quello che loro vogliono. Che cosa vogliono? Vogliono innanzitutto farlo tacere. Non vogliono che faccia il suo lavoro, e il più a lungo possibile. E sospetto anche che vogliano spezzarlo dal punto di vista mentale. Assange è a pezzi e mostra segni gravi di cedimento fisico e psichico. Lo ha certificato senza ombra di dubbio proprio Nils Melzer, che finalmente nel maggio del 2019 riesce ad incontrarlo nella prigione di Belmarsh con 2 medici specialisti sulle torture. Alla fine siamo arrivati tutti alla stessa conclusione. Assange ha tutti i sintomi di una vittima di tortura psicologica. Menomazioni neurologiche e cognitive tipiche di persone che hanno vissuto in situazioni di stress estremo per molti anni. E che cosa le ha detto Assange quando ci ha parlato? Che la cosa che lo preoccupa di più è l'estradizione negli Stati Uniti. Io posso sopportare tutto, mi ha detto, ma so che quando mi manderanno negli Stati Uniti, quella sarà la mia condanna a morte. Mi seppelliranno vivo in una prigione dove passerò il resto della mia vita senza parlare con nessuno, tranne che con me stesso. E ha aggiunto, se mi dovessero estradare, farò in modo di non arrivarci vivo.